Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8. Vai così! Vai così, se! Ciao! Ciao a tutti, ragazzi! Sì, sono sempre insieme a loro due, che, boh, non lo so. Giuseppe? Ciao, Sì, sì, Ok. Ci sto. Insomma, ragazzuoli! Prima di cominciare, ricordatevi un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Ciao a tutti, oggi... ragazzuoli! Sorry. Oh. Bene. Dicevo, perché oggi ho in mente una nuova idea. Si chiama Guscio Rainbow, ok? Vi spiego in che cosa consiste. Nel primo giro e nel secondo giro avete la possibilità di utilizzare il Guscio Rainbow, che è invisibile, ma è con tutti voi. Nel momento in cui dite Guscio Rainbow Joseph deve lasciare il joystick per 5 secondi. Se invece dico Guscio Rainbow Blaziken deve lasciare il joystick per 5 secondi. Tutto chiaro, raga? Ma vale solo pure nel per primo te. E nel secondo giro. Certo che vale giro. Anche per me. Certo che vale anche per me. E potete farlo Solo nei primi due giri. Solo nei primi due giri potete farlo. E potete dirlo anche due volte alla stessa persona. Regà, io penso che queste idee mi vengano proprio come mi sta esplodendo il cervello. Aspetta, fammi chiarire, così chiariamo anche i ragazzi. Cioè, durante questa gara, mia. Tipo, dico Guscio Rainbow per Mirko, poi dopo non lo posso dire a Joseph. No, esatto, ne hai uno solo. Okay. Va bene. Io ci sto. Peccato che abbiamo scelto la pista più sbagliata di sempre. Ma la pista non l'abbiamo scelta. La pista è capitata, Giuseppe. Lo so. Quindi, qui avete tutti i giri per dirlo. Però qui, se vi fermate 5 secondi, penso che avete perso. Finito, mamma mia. Non ce ne frega niente, però. Mamma mia, fra, no. Vabbè, fra, è andata ormai qua. Allora, basta che qualcuno lo dice. Io dico Guscio Rainbow, Joseph. E quando mai? Sei stato schiattato in mezzo muro. 5, sono passati 5 secondi. Okay. Sono decimo. No, Guscio Rainbow Mirko. No, 2, 3, 4, 5. Dai, sono 12esimo. Voglio, non vi piglierò mai più. Giuseppe, c'è ancora il Guscio Rainbow, Guscio Rainbow Blazzi. Che bello, per essere passati. Sì, okay. Io sì. Guarda Dio. Va bene, dai, no! ci siamo affossati tutti e tre, bene. Siamo alla pari. Ce la giochiamo, ma ragazzi, ma è possibile mai che facciamo un video a tema e va a capitare proprio la pista peggiore per fare una esatto. Cosa simile? Cioè, ma vai a mamma cagare. Mia. Certo, mamma mia, voglio. Guardate che bordello. No! Ma porca. Dai, che palle, il guscio verde. Mamma mia. Mamma mia. Prima posizione per Joseph the Gamer. Terzo, mannaggia. Quinto la miseria. Io. Vabbè, terzo. Però, ma qua è falsatissima questa cosa. Questa è una cosa che va molto a fortuna, sì. Cioè, sta pista. Allora, la pista in sé è molto a fortuna. Ok, sì. Quindi ci sta. Ah, comunque, attenzione, perché il Guscio Rainbow vale in ogni situazione, quindi potete giocarlo, che ne so, se magari il player sta volando e dite Guscio Rainbow, il player deve lasciare il pad, quindi potrebbe tranquillamente sprofondare. Ok? Io prima l'ho posato, non si vedeva, però dopo faccio così. Io pure lo metto così. Lo metto davanti alla telecamera senza le dita che sono sopra. Ok? Nel frattempo, prima posizione ottenuta per la prima gara. Ci sta. Allululu. Io sto utilizzando il personaggio femmina perché mi piaceva. Ci sta, vediamo. Io credo di aver trovato un buon setup, sapete? Vabbè, Giuseppe, sto andando per te. Finalmente smetti di copiare quello dei cinesi e dei giapponesi. Non ti permettere, questo l'ho fatto io, Sì. Baby Mario, quella grandissimissimissima non si dice madre. Non si dice. Nemichidam.
Quella maledetta. Maledetti, maledetta. Maledetti. No, che rumore. Toh, beccate questo pezzo di fango. No, vabbè, dai, no, 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 no. Giuseppe, no, ma no, come no, fai no, a schiantarti qua? Guscio Rainbow per Mirko. Sì. 2, 3, 4, 5. Oh, yes. Mamma mia, mi piace sta cosa del guscio. Come sono le posizioni? Come sono? No, io chi sono quello là? Io sono quarto, Joseph primo. Guscio Rainbow, Joseph. 1, 2, 3, 4, 5. Da sotto noi a terzo, vabbè, quando guscio Rainbow, Joseph. No, sbagliato. Ma... di nuovo. Pure giù da solo. 3, mannaggia. 4, ma perché 5. Sto a fastegare? Ma Mirko, comunque sei un pentito. Io ero già terzo con Gianfranco primo. Ma che primo? Che insomma è stato primo. Il problema è che finito questo giro non lo possiamo più utilizzare. Quindi dovevo per forza dirlo adesso. Oh raga, guardate che è una figata sta cosa che mi è venuta in mente. Sì, 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 funziona benissimo, eh? Di gameplay, ci sta divertendo. Perché è stupenda, sì. Meno è male finissimo. Che mi avete lasciato da solo, bene. E va a quel paese. Oh, Giuseppe si è schiantato giù. Vai, 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 vai. Senti come gode. Oh, Giuseppe si è schiantato giù. Sentissimo, hai sentito come era contento. Ah, ho capito. Di nuovo. Che coglioni, però. Giuseppe si è andato giù. Eh sì. Mamma mia, del pallottolo Bill pure. Ma fra, è scandaloso proprio. Scandaloso, settima posizione. Te magno, stupida. Scandaloso proprio, aiuia. Non ci acchiappa sto baby, ma... bello quel guscio verde, chi gliel'ha dato? Vabbè, sì, è treno di merda. Io sono arrivato, raga. Dai, guaiu, assurdo. Guscio blu, attento, Gianfra, attento, Gianfra. Baby Mario di merda! Oh, secondo. Da quinto, Yamaron, amici, come si fa? Buono, buono. Guarda un po' il guscio Rainbow come aiuta a ripareggiare. Già, ma ragazzi, ragazzi, idea bellissima sta cosa del guscio Rainbow. Cioè io non so cosa ho grande avuto in mente. Mario. Non lo so. Stai dietro, baby Mario. Doppia stai corona. Aia, Gianfranco senza la corona. Ragazzi, ho fatto una gara pessima. Peccato per la prima gara, raga. L'unica gara in cui il guscio Rainbow è inutile. Vero. Oddio, in realtà non è proprio inutile. È che in quella gara è più bastardo di sempre. Sì. Perché puoi essere doppiato facilmente. Va bene. Mamma mia. Però l'avete usato nella scorsa gara entrambi su di me. Due pentiti tutte e due, mamma mia. Giuseppe, forza. Che lo uso su Blaziken che mi stava dietro. Ma il setup. Madonna, mi sembra questo setup uguale, tutti e due ce l'avete. No, il mio non è. Il mio, io non uso mai il mio. Anzi, non uso mai neanche sto personaggio femmina. Sì, vabbè, ma è solito usare sempre quello, tu. E smettila di piangere, Giuseppe. Vabbè, metto a piangere. Siete voi sempre scarsi, usate sempre questo setup. Non mi avrete mai, comunque. Vi raggiungerò. Sì, sì, sì. Muoviti, Gianfra, muoviti. Che ti raggiungerò. Io sì, ti tengo puntatissimo, stai puntato al massimo. Ah sì? Lo tieni puntato? Gianfra, chi è stato? Ma chi era? Che cosa? Blazzi! Che? C'è miseria, Blazzi non si toglie da dosso. Guscio Rainbow Joseph! Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Guscio Rainbow Joseph! No, guagliù, ya! 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, no, Mirko. No, guagliù. Siete proprio due imbroglioni. E vai, pessimi. Raga, io sono salvo perché è il terzo giro e Joseph non lo può utilizzare il Guscio Rainbow. Guscio Rainbow Blaziken! No, aspetta, 1, 2, 3. Era ancora secondo 4, giro. 5. Sì, ma Giuseppe sta ancora nel secondo giro, però. Ma il fatto è che non poteva utilizzarlo su di me. Su di te, sì, però. Ma no. Me l'ha fatto venire in mente, tra l'altro. Grazie. Niente. Ma io mi so. Allora, vabbè. Mirko.
ragazzi. No, non me lo aspettavo da te. Raga, io mi sono pappato due gusci blu in questa partita, pazzesco. Vabbè, ancora primo. Sono ancora primo. Ma guarda Blazzi! Magnedo Darall. Blazzi è il pallone. Magnedo Darall, Giuseppe, Magnedo Darall. Oh, ma come sta questo davanti a me? Piglia, piglia Gianfranco, piglia! Ma com'è possibile? Gianfranco ha fatto un trick assurdo. No, che trick hai fatto? Che trick è ballac, Giuseppe? Gianfranco, tenevo il turbo. Mi sono fatto che culo. La curva tagliata in maniera assurda. Gianfranco col pallottolo Bill, quello scarsone. Pensava di aver vinto. Bam, superato. Ma io sarò. Gianfra, piglia e porta a casa, vai! Oddio, che pistaccia questa, mamma brutta, mia. Questa, mamma mia. È l'ultima? Non credo. No, mi sa che è la terza. Non me lo ricordo più, sono confuso. No, ultima corsa. Ultima corsa, c'è scritto. Mizzica, mizzica, Maronna mi... Ultima corsa. Gianfra, non mi superi, te lo dico. Non si fa seriamente, vai. Si vola. Guarda come siamo seri tutti. Raga, cioè sta cosa del guscio rainbow ha reso tutti ancora più guerriti. Perché sta cosa te la devi pure pensa bene, mannaggia. Sì, devi capire bene le tempistiche, non lo puoi dire in qualunque momento. Esatto, bravissimi. Io credo di aver proprio toppato. Mamma mia. Dai. Vai Gianfra. Allora. Ma che errore che ho fatto, vergognoso. Cos'è mai che hai fatto? Ma dove stai? Gianfra, ho fatto un errore magico. Mannaggia quel. Mannaggia. Ho fatto pure l'errore. Mannaggia. Vabbè, pazienza. No. Maro, tenevo la protezione, fra, non è possibile. Guscio Rainbow Joseph. 1, 2, 3. 4, 5. È primo? Sì. Minchia, forse lo potevo sfruttare un attimino meglio. Mannaggia la miseria. Sì, è primo, Mirko, è primo. Guscio Rainbow Joseph. Dai. 1, 2, 3, 4, 5. Gira, gira. Maronna mia, aiuto. Ma butto questo guscio maledetto, ma perché? Ian, proprio nel momento sbagliato, Mirko. Gianfranco ancora, ha sbagliato la tempistica, ma io no. Guscio terzo Blasi. terzo giro. No, non puoi dirlo più, Giuseppe. Troppo tardi, ma no, chi ho aspettato? Terzo giro, me lo so chiamato. Mi avete bloccato due volte. Me lo so chiamato. Bravi. L'avete detto in un momento sbagliato. Joseph aspetta sempre l'ultimo momento per dirlo. E stavolta sì, ci è rimasto fregato. Sì, volevo fregare, capito? Volevo far passare più tempo possibile. Joseph maledetto. Ah, che due coglioni. Mo non ci sta nessun guscio rainbow che ti salva, Gianfra. Non ci sono gusci rainbow che ti salvano, sappilo. No, no. Mamma mia, come mi sono salvato? Non ci credo manco io. Maronna, ma Giuseppe, ma non è possibile che fai sempre... Uè, per favore, guscio blu, no, per favore. No, adesso per no. Favore! Adesso no! No! Ma mezza di merda! Ma no. Guarda questo! Non lo so, raga. L'ammazzo! Ha vinto Mirko. Oddio, tre di noi, secondo! Raga! Giuseppe, sei arrivato quarto! No, vedi quando siamo arrivati. Raga, io nel mio gameplay vedo tre persone seconde. Anche io. La distruggerei a quella, la distruggerei. Gianfranco è terzo Gianfranco. Ma ragazzi, guscio rainbow atomico comunque. Guscio rainbow atomico. Spettacolo. Allora, io la distruggerei a quella. Sì, ma in realtà l'obiettivo di questo guscio rainbow è rendere gli episodi, grazie anche ai bot, ancora più avvincenti. Ora, mi dispiace che purtroppo sia capitata la prima pista a Baby Park, ma sono sicuro che nei prossimi episodi sicuramente ci saranno occasioni ancora più buone per utilizzare il guscio rainbow. Signori, per oggi è veramente tutto. Grazie a tutti, un bacione, ci vediamo con i prossimi video. Ciao raga. Ciao ragazzuoli.